Sulla scia degli eventi organizzati anche a Milano il 24 novembre scorso e a Piacenza il 23 aprile, anche a Brescia abbiamo pensato a un'iniziativa di presentazione delle pari opportunità in Ateneo, che diventa anche l'occasione per affrontare, grazie all'illustre presenza dell'attrice e scrittrice Lella Costa, un tema cruciale come quello della condizione femminile e dell'importanza del linguaggio, delle parole, dei silenzi delle donne. Io credo che, al di là del fatto che è il mio mestiere, avere cura delle parole dovrebbe essere qualcosa che sta a cuore e dovrebbe essere cura di tutti. Credo soprattutto che l'impoverimento del linguaggio poi porti ad avere anche proprio un impoverimento delle relazioni. Un'eccessiva semplificazione del linguaggio porta a una semplificazione delle relazioni e della comprensione, quindi è difficile, è lungo, però è un processo di grande soddisfazione. Credo anche che sarebbe bello avere delle maestre, dei maestri che ci accompagnano nella scoperta e nella passione per le parole. Finché non cambiamo i nomi delle parole, poi non cambiano neanche le cose. Avrei pensato, mi sarei illusa, che il percorso fosse il contrario. Prima cambiano le cose e quindi poi cambieranno anche le parole, che dovrebbe essere il percorso ragionevole, ma non succede. Allora cominciamo a cambiare anche le parole e soprattutto perché questo vuol dire prestare più attenzione alle cose e quindi alle disuguaglianze, alle prevaricazioni, all'ingiustizia. Anche perché l'ingiustizia che subiscono le donne è un'ingiustizia, come dire, sociale, civile e collettiva. Non è una questione corporativa, non è che ci lamentiamo perché succede a noi, ci lamentiamo perché succede. Questo è un momento importante per il nostro Ateneo perché è aperto a tutta la comunità universitaria e consente di dare visibilità a quella task force composta dal Comitato Pari Opportunità, dal Gender Equality Plan Team e la sua unità operativa e dal tavolo del piano strategico di Ateneo che si occupa appunto di pari opportunità. Il rispetto di queste differenze si può realizzare già a partire dalle parole che si usano o non si usano per esprimere tale differenze. A questo proposito il nostro Ateneo ha pubblicato da qualche settimana il Vademecum al linguaggio inclusivo che propone un'attenzione all'uso delle parole che possono anche a volte generare discriminazione, per esempio con forme di sessismo, di ageismo, di razzismo o di abilismo. Invece è molto importante che anche la scelta di ciò che si può dire e non dire e del modo in cui il linguaggio viene utilizzato vada al servizio della dignità della persona. Va detto anche che la nostra attenzione alla parità di genere non si esaurisce con un discorso legato al linguaggio, ma è anche previsto da una serie di azioni che sono pensate all'interno del Gender Equality Plan di Ateneo, che sottolineano il valore della donna proprio a partire dalla sua unicità differenziante, a quella dimensione di genio femminile che proprio in dialogo con il maschile e non in contrapposizione, diciamo, con l'altro, può garantire una società ed una cultura più giusta ed inclusiva.